Ciao ragazzi, sono Diego e questo canale si chiama One Minute Review. Ciao a tutti, sotto la neve vi volevo presentare un nuovo giocattolino che è arrivato, come avevo anche preavvisato, astuccino, ok, che contiene la nostra sega a filo. A prima vista assomiglia a una catena di una bicicletta un po' più piccola, sembra più una catena da mini moto, che però ha questi bellissimi dentini che dovrebbero mangiare il legno e quindi fungere da sega. Quindi siamo qua per fare il test. È un po' corta, me l'aspettavo più lunga, e un po' più tozza me l'aspettavo, però adesso vediamo come funziona. Spero che non si rompa subito. La spesa abbastanza limitata perché affarino da 16 euro su Amazon. Poi al limite vi faccio vedere il link. Ok, tronco di una ventina di centimetri di diametro. Posizioniamo la catena sotto. Occhio che ovviamente deve essere bella lineare, se no non funziona. Denti rivolti verso l'interno del tronco. Impugniamo e vediamo che cosa riusciamo a combinare. Allora, parto, movimento alternato. Abbastanza comoda. Il legno fa dei rumori che non capisco. Se mi succederà qualcosa lo vedete in diretta. Piccola pausa. Siamo quasi, parte finale. Tagliato. Voilà. Bel trampolino, eh? Sicuramente un bel allenamento. Non la consiglio come uno strumento comodo o vantaggioso, ma di fortuna o di estrema necessità. Nei 20 centimetri tagliati in, non lo so, credo meno di un minuto. Tronco, ventina di centimetri, pronti, partenza, via. La seconda è tostissima. Non immagino dover tagliare un tronco di discrete dimensioni. Tosto, tostissimo. Basta, se si incastra siamo fottuti. Piccolo inconveniente, se si incastra è un casino. Mi verrebbe da dire che se succede in una situazione di necessità causa non pochi fastidi. Ora
con l'uso dell'accetta risolve il problema. Ci vediamo dopo. Ultima dimostrazione. Tira il cronometro. Pronti? Partenza. Via. Voilà. Quanto ci abbiamo messo? Pochissimo. Taglio netto, come potete vedere. Se poi ci prendete la mano, ma neanche semplice, però diciamo che fino a 20 centimetri va bene. Guardate che bel taglio sopra, quando andiamo già sui sopra i 20 è, la vedo veramente grigio. Con questo è tutto. 16 euro, spese bene, boh. Intanto me la tengo in tasca e la uso. Vi saprò dire anche più avanti se ha veramente fatto la differenza in qualche situazione. Alla prossima e buona neve a tutti. Ciao! Se questa recensione vi è piaciuta, fate un mi piace, scrivete qualche commento e se vi interessa la recensione di qualcosa in particolare, scrivete, io cercherò per quanto possibile di soddisfare la vostra richiesta.